Paolo Caracausi, un amico dello sport, questo lo possiamo dire sicuramente, insomma, comune di Palermo, ma soprattutto badminton, è di quello che vogliamo parlare. Intanto, per quelli che non lo sanno, che cos'è il badminton? Ma il badminton è uno sport antichissimo, nato in Cina e che naturalmente prevede, si gioca con una racchetta molto piccolina in carbonio e con, a posto della pallina, tipo il tennis, il famoso volano, quello con le piume, con una rete a metà altezza che naturalmente è tipo con le regole del tennis. È uno sport importante, è uno sport olimpico, da Palermo ormai è abbastanza affermato da tanti anni, soprattutto nella cittadina di Belmonte Mezzagno, dove noi siamo. Io sono presidente della SD Piume d'Argento, che ormai da 4 anni, se andiamo per i 5 anni, siamo in Serie A, l'unica squadra da Roma in giù. Questo ci rende orgogliosi, naturalmente con grandi sacrifici, soprattutto economici, perché naturalmente purtroppo nei piccoli sport il dramma è quello che io mi auguro che venga lanciato anche da questa trasmissione che tu farai, a che tu chiaramente stai già iniziando a fare, è quello che naturalmente gli sport minori sono quelli che vanno sostenuti. Non è tutto lo sport, non è soltanto calcio, il calcio è dove ci sono i soldi, ma gli altri sport credo che siano oggi come oggi più formativi rispetto forse al calcio, dove ormai la gente guarda soltanto all'aspetto economico. Questo ci tenevo a dirlo perché credo che sia importante, da padre che naturalmente ha un figlio che ha fatto sport, che fa sport, e che mi sento fortunato di avere un figlio di quel tipo, naturalmente, che grazie allo sport credo che sia cresciuto bene. Io credo che il badminton è una delle discipline importanti dove i nostri giovani possono sicuramente crescere e naturalmente affermarsi. Grazie. Grazie a te.